Benvenuti a questa beh, è già una meravigliosa serata dal pubblico che vedo. Grazie per essere qui in questa serata, evento le chiamerei, che con gli amici di, del, del Rotary Club e del Circolo Cultura e Stampa Bellunese abbiamo voluto dedicare a quello che è considerato il più grande imprenditore italiano, sicuramente almeno degli ultimi anni. 50 anni. Io sono Filiberto Zovico, il fondatore di Italipost, che è un centro di ricerca di editoria dedicato allo sviluppo delle imprese e della cultura d'impresa, che opera attraverso numerosi incontri ed eventi come questo, diciamo, in cui la cultura d'impresa emerge con tante attività tra cui il Festival Città Impresa che si terrà proprio tra un mese a Vicenza e che quasi tutti conoscete. Ho un compito, lo confesso, difficilissimo, perché condurre a Belluno una serata di questo tipo senza scadere nella retorica, senza farne un momento puramente celebrativo, non è facile di fronte, come dire, alla storia di un uomo, di un imprenditore come Leonardo del Vecchio. E quindi cercherò per quello che mi riuscirà di cercare di cogliere, credo, quello che io ho capito essere lo spirito di del Vecchio e eh, cioè molta concretezza, molta eh, poca retorica, cercare di stare sui temi e cercare di trarre da questo grande esempio una lezione di impresa, se volete, e anche di vita in un territorio come il Bellunese, come il Nord-Est, che è terra di imprenditori, di tanti piccoli imprenditori che vogliono crescere. Però prima di iniziare, io darei subito la parola alla... Sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin. Buonasera, signor Sindaco. Buonasera. Grazie, signore, signori. Il mio più cordiale saluto a tutti voi per essere qui e credo che la vostra presenza, la nostra presenza, sia il più caloroso tributo possiamo dare a una persona come Leonardo del Vecchio. L'amministrazione è veramente onorata di avervi qui questa sera e per questo voglio ringraziare chi ha organizzato questa serata perché è veramente una serata importante e quindi voglio ringraziare il Circolo Cultura e Stampa e Rotary Club Belluno che ha voluto fortemente ecco, organizzare questa serata e credo sia veramente stata un'idea azzeccata, perché la storia di questo grande personaggio, Leonardo del Vecchio, ha sicuramente cambiato la storia di questa nostra provincia. E quindi per questo ho puntato due cose, perché, per non dimenticare nulla, perché veramente alcuni passaggi sono fondamentali. E vi dico che io non ho mai avuto la fortuna di poter conoscere Leonardo del Vecchio. Però non nascondo che mi sarebbe sempre piaciuto, perché è una persona che ho sempre ammirato, ho ammirato una persona perché ha dimostrato sempre tanta concretezza e, e pragmatismo e che sapeva sempre andare al cuore delle cose, questo credo sia una cosa fondamentale, quindi per me Leonardo appartiene a quel ristretto gruppo di persone che ha segnato un passo, ha inciso qualcosa di indelebile nella storia, cambiando la vita di persone di territori creando qualcosa che prima non c'era questo è una grande cosa su cui riflettere è stato un grande imprenditore ma anche un uomo capace di guardare oltre il profitto e di mettere al centro della sua attività il benessere delle persone e di un'intera comunità ha creato un'azienda che ha fatto storia del made in Italy ma anche Investito nella ricerca, nella formazione, nella cultura e nella solidarietà. Sempre una cosa importantissima, questa: essere solidari con una comunità in cui si vive e in cui si fa crescere. Quello che è incredibile di lui è che non ha diviso mai il lato umano da quello imprenditoriale. Ha saputo creare un impero mantenendo quella sensibilità verso le persone e le fragilità. Ha sempre sempre vicino ai bisogni di una comunità. Sapeva sedersi ai tavoli dei potenti, così come preoccuparsi del welfare dei suoi operai, del dopo scuola dei figli dei suoi dipendenti, dei buoni libri e di tanto altro che ha tradotto concretamente in servizi e aiuti. Grazie alla sua visione, il nostro territorio è diventato capitale mondiale dell'occhiale un polo di eccellenza in cui si sono concentrate le competenze, le innovazioni, le opportunità di un intero settore. Ma non solo. Luxottica ha anche contribuito alla crescita economica della nostra provincia, non possiamo dimenticare questo, creando posti di lavoro, sostenendo la filiera produttiva locale, promuovendo la qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi. Ecco allora credo che in questa serata... Vogliamo veramente ringraziare Leonardo Del Vecchio per tutto ciò che ha fatto per il nostro territorio provinciale intero, ma anche per l'esempio che ci ha dato, perché la passione che ha dimostrato, la sua determinazione e la sua grandissima umanità. Siamo sicuri che la sua eredità, ma questo ne sono certo e credo di condividerla con voi, continuerà a vivere e a ispirare le generazioni future. Perché la grandezza di un uomo non si misura solo dalle cose che ha fatto, ma anche dalle persone che ha influenzato e dalle idee che ha lasciato. E per finire, permettetemi una considerazione, del vecchio ci insegna un'altra cosa grande, ci insegna che non importa quanto importante, potente e ricco tu sia, più ancora della posizione le persone si ricorderanno di te per il tuo cuore e sono convinto che il suo era veramente grande. Grazie a tutti e buona serata. Grazie grazie signor sindaco. È inutile che lo sottolinei, In sala ci sono tanti amici, compagni di viaggio di Leonardo del Vecchio. Alcuni li vedremo uh, nel filmato che poi vedrete davvero emozionante, quindi non posso ringraziarli e chiamarli per nome uno per uno, permettetemi di salutarne solo uno a nome di tutti, e cioè Luigi Francavilla, Presidente onorario di Luxottica e suo amico da una vita. Grazie di essere con noi questa sera, ci ha fatto molto piacere, ma adesso Devo presentarvi e dare la parola a chi davvero ha voluto questa serata, poi noi abbiamo cercato di contribuire. E partirei da Gianmarco Zanchetta, presidente del Rotary Club di Belluno, illustre bellunese come si dice, ed economista che ha seguito nei suoi incarichi nella finanza nazionale e non ultimo come amministratore delegato di Friulia, che sapete è la finanziaria regionale. Presidente Zanchetta. Uno alla volta. Uno alla volta? Uno alla volta. Va bene. Buonasera. Uno alla volta. E avevamo deciso che stavamo sempre insieme. Io... È stata una copiata, dai. Allora. Vai con lui. Allora, chiamo anche Luigino Boito, presidente del Circolo Cultura e Stampa Bellunese, ma anche promotore del Teatro e della Cultura Bellunese, dopo una vita dedicata al mondo delle imprese, anche come promotore e presidente di Certottica. Non, ma si è, parlate, si è insieme, creato... parlate insieme? Come no, fate? parliamo ognuno non... per conto nostro, ah, ma in questo è... mese di duro lavoro è buecchio, si è creata un'amicizia okay. e un rapporto incredibile per ottenere questo risultato. E io l'ho scritto dentro, ma ti dico grazie in testa, Luigino, grazie. grazie di tutto. Signori, buonasera a tutti. Siete veramente tanti, grazie di cuore, in particolare alle autorità tutte, ai presidenti dei Rotary Club amici. Impossibile ringraziarvi tutti e quindi vi ringrazio di esserci vicini. Questa serata rotariana è nata in collaborazione con il Circolo Cultura di Belluno e ho già ringraziato fortemente Luigino Boito per l'incomiabile aiuto organizzativo e non oltre, e oltre che poi spiegherà lui che si è dato per completarla veramente. Noi dei Rotari l'abbiamo voluta per dare un segno forte, un saluto straordinario al nostro socio onorario Cavalier del Vecchio Leonardo. Un saluto che fosse all'altezza di quello che lui ha rappresentato per tutti noi. Noi Rotariani siamo onorati di averti per sempre come nostro socio Rotariano, onorario. L'impegno della mia annata sono i giovani. Lo sviluppo dei giovani imprenditori e professionisti, con la loro presenza nei Rotari, ma in particolare la nostra vicinanza ed esperienza come Rotariani, perché restino nella nostra provincia con le loro capacità. Questa serata, noi Rotariani, tutti insieme, la dedichiamo in particolar modo a loro, ai nostri giovani di questa provincia. Cari giovani, quando riusciremo a esprimere con, il nostro, quanto riusciremo ad esprimere con il nostro cortometraggio e la presentazione del libro con l'aiuto del bravissimo, che ringrazio Tommaso Eberhardt che è qui con noi, titolato Scrittore Tommaso, è l'esempio che va colto di Del vecchio Leonardo. Lui amava noi come belunesi, noi abbiamo contribuito come popolazione al suo sviluppo imprenditoriale mondiale. Lui ci lascia una eredità che dovrà essere la nostra forza. Amava i collaboratori come le persone della terra belunese. I suoi punti di forza erano determinazione, tenacia, riservatezza, passione. Cari amici, cari giovani, facciamo nostri questi doni. Grazie. E tocca a me, sarò breve come mi hanno pregato sempre gli amici. Non temete. <ride> È stato un piacere, veramente un piacere, collaborare con il Rotary Club di Belluno, soprattutto perché ho ritrovato un amico, Gianmarco Zanchetta, con il quale ho condiviso tutto. Tutto. E allora. Siamo onorati di avere qui un grande giovane scrittore che ha vinto il primo premio quest'anno da Industria Centro, Industria Est, Venezia, Rovigo, Padova, Treviso, come la miglior narrazione che coniuga cultura e industria. Complimenti, abbiamo bisogno di questi valori. Ma torniamo a noi. Innanzitutto. Abbiamo voluto introdurre questa serata in maniera soffice, live, semplice, umana. Abbiamo voluto tornare alle origini quando Del Vecchio era come noi, anche lui un umano, con le sue difficoltà, con le sue passioni quotidiane. E siamo andati più volte in agordo per cercare quegli amici che hanno condiviso con lui 40-50 anni di vita assieme. E hanno dato delle testimonianze schiette, semplici, e forse mai riconosciute, o ai più, sono inedite. E però proprio per questo danno valore questa sera a questo filmato. Siamo andati in Agordo più volte a trovare questi amici, quelli che per 40-50 anni andando in fabbrica hanno sempre dato del lei. Buongiorno signor Leonardo, buongiorno signor Leonardo. Quelli che sono andati in montagna assieme di domenica perché di sabato si doveva lavorare. Quelli che hanno cantato le canzoni di montagna e hanno alzato il bicchiere, quelli, quelli che lo hanno atteso quando è tornato morto e hanno fatto il picchetto d'onore. Nella, nel pala luxotica e uno di questi è svenuto, quelli che avrebbero voluto che Leonardo del Vecchio rimanesse anche da morto in agordo perché ogni giorno un fiore sarebbe arrivato sulla sua tomba, un fiore fresco, quelli che si stanno adoperando perché la piazza di Agordo, il Broi, venga intitolato a Leonardo del Vecchio. Ebbene, se è vero quello che è stato scritto in una rivista della luxottica, Asta la Vista, dove, dicono, dove dice Leonardo, i miei collaboratori sono stati la differenza, più dei marchi, più delle catene di produzione delle catene di distribuzione e a loro va il mio riconoscimento della mia vita. Ebbene qui questa sera abbiamo fra noi, fra questo pubblico, una gentile signora che è stata la diciottesima operaia della luxotica. A lei io chiedo un applauso. Signora Maria Luisa Pramaor. Eccola qui. E questo applauso tramite lei va a tutte le maestranze della Luxottica. Termino. Perché in una intervista che voi vedete, Leonardo Del Vecchio, quando era presidente dell'ospedale di Agordo, in un'intervista che mi è stata donata da Italo Schiena, del vecchio dice 40 anni fa, aveva lo sguardo lungo e anticipa quella che è l'emergenza attuale di questa provincia, di questa nostra o Veneto, di questa nostra nazione. Cosa anticipa? L'emergenza verso gli anziani. Lui, presidente dell'ospedale di Agoro, dice non aspettatevi tutto dallo Stato, dalla Regione valorizziamo il volontariato e facciamo sì che le persone anziane abbiano una giusta assistenza e il Circolo Cultura e Stampa che è anche un ente di formazione quest'anno insieme al CEIS riesce a fare 30 operatori sociosanitari su 400 che mancano in provincia Ascoltiamo la testimonianza di Del Vecchio anche su questo, sulla solidarietà verso le persone fragili. E adesso buona visione. Grazie Gianmarco Zanchetta e grazie Luigino Boito per aver contribuito a questa serata. Prima di partire fatemi ringraziare Angela Darolt che ha curato questo filmato, questo docufilm che adesso vedremo insieme. Se la regia è pronta, partirei. Leonardo del Vecchio, uomo, imprenditore, con belluno nel cuore. Lui ha sempre avuto un grandissimo senso di gratitudine nei confronti delle genti agordine. Credo che eh, nessuno può negare che il Cavaliere del Vecchio è stato davvero sempre attento alle necessità non solo dell'Agordino ma anche direi di tutta la provincia. Il ritratto del patron di Luxottica tratteggiato da chi ha vissuto il signor Leonardo. sui calzoni troppo lunghi per andare a cercare funghi in un posto che so io. E dopo una sforbacciata di mirtilli fare le boccacce ai polli con la lingua tutta blu. Rubare le pannocchie a un contadino e nascondersi tra il Scendo dall'alto precipizio giù, seduto su un cartone, ha scritto in blu, bimbo che sta lì, mi guarda un po' così, e poi di corsa fugge. Storie di vita, di lavoro, ma anche aneddoti divertenti. In questo viaggio non potevamo tralasciare le figure che l'hanno accompagnato sin dai primi giorni. Di Del Vecchio potrei parlare per giornate, perché dopo 30 anni passati con lui ne abbiamo passati un po' di tutti, di tutti i colori. Eh, se devo pensare all'uomo, però la cosa che mi ha colpito di più fin dal primo momento che l'ho conosciuto è la, la grandissima attenzione, importanza e amore che lui ha sempre avuto nei confronti dei suoi collaboratori. Quando parlo di collaboratori, parlo dell'ultimo dei suoi operai fino al primo dei suoi dirigenti. Ho incominciato a lavorare per la Lussotica nel 1962, eravamo in 18 e il lavoro. Era, era già tanto allora e noi eravamo proprio tutti responsabili E fatto sta che una volta ho avuto un incidente e Mi sono fatta male alla testa, mi hanno messo dei punti e così E ho dovuto rimanere a casa E allora un giorno è arrivato il signor del vecchio con una ragazza che lo accompagnava A dirmi che, che dovevo andare a lavorare Allora io ho detto mi dispiace ma non posso venire perché sono in malattia hanno ha detto mettiti qualcosa sulla testa allora mi sono messa un fazzoletto mi sono presentata no no eh, così non mi bella mettiti qualcos'altro allora, mi sono messa un berretto con tutto il pelo verde proprio con un bel pompon mi sono presentata e ha detto ecco così va bene e sono andata a lavorare l'alluvione del 1966 che la, la luce ottica era rimasta allagata Diciamo che io allora andavo a scuola ancora, con quella scusa che le scuole poi erano anche state chiuse, allora eh, mi, mi fermavo la risottica e cercavo di, di aiutare quello che potevo. Insomma, no? Allora poi ogni tanto mi diceva portami qua, allora me lo prendevo sulle spalle su, e lo portavo. Aveva una macchina nuova, una Giulia, una Giulia Super, l'aveva giù nel garage sotto, l'ho portato giù e è rimasto. Aveva pochi chilometri. Eh? ma Saranno stati 15 giorni che l'aveva, è rimasta allagata fino a metà. Ha avuto de delle, delle cose che. l'ho vista anche piangere quei giorni. là. Eh? Io nel 1968 sono andato a fare il servizio militare. Mi sono congenato l'aprile del 1969, che era il venerdì santo. Eh, quindi la, la, il lunedì dopo eh, mi fermo qua in un bar di Agordo per bermi un caffè. Nel, nel frattempo arriva del vecchio e mi fa, eh, hai finito a Sì, l'ho finita, però vorrei stare fuori ancora una settimana per riposarmi. E lui mi fa, ti sei riposato fino adesso, domani, domani comincia alle due del pomeriggio. Eh, io avevo rinunciato ad andare a lavorare con l'Eni per poter fare l'insegnante ad Agordo, prendendo come giustificazione il fatto che non potevo entrare subito in Eni perché dovevo fare il militare. Io insegnavo in uh, istituto tecnico Folador, era il lavoro che io preferivo per la mia vita, però il compenso economico era molto basso. Per cui, quando ho sentito che Del Vecchio cercava un tecnico per il suo laboratorio, mi sono presentato il pomeriggio e Del Vecchio mi ha detto: Domani mattina alle 8 devi essere qua a cominciare il lavoro. Io conoscevo Del Vecchio perché era stato mio presidente quando giocavo a pallone, però ero un po' scarso, per cui ho abbandonato l'attività del calciatore per fare l'ingegnere. Eravamo in officina, a un certo punto dovevamo temperare un punzone. Il forno è andato in tilt, le resistenze si sono bruciate. A quel punto ci ha detto: aspettate un attimo, che vado fino ad Davao. È andato a trovare il preside dell'istituto minerario, lo ha convinto a dare il forno che avevano là, è tornato in fabbrica alle sei e mezza, sette di sera. Ci ha detto: Ce la facciamo questa volta. Abbiamo caricato quello che serviva per la tempera sulla R4, che era la macchina aziendale dell'epoca siamo andati all'istituto minerario dopo verso le 10 siamo andati a tirar fuori i pezzi dal forno ritornati in fabbrica con il tutto finito il lavoro erano circa le due di notte noi siamo andati a casa lui alle 3 è partito per milano quando nei tempi ormai in cui il successo era arrivato rientrava ed arrivava con l'elicottero da milano da qualche posto nel mondo e atterrava ad agordo Prima di arrivare in fabbrica, in ufficio, la prima cosa che faceva era andare in fabbrica a salutare i suoi 20-30 capi reparto, che erano quelli che l'avevano accompagnato fin dall'inizio, a pacche sulle spalle, a, a chiacchierate di come andava la famiglia, di come andava, come andava i parenti, eccetera. E questo lo faceva regolarmente. Quando Leonardo Del Vecchio è arrivato ad Agordo, ha abitato per parecchi anni con la sua famiglia in un appartamento qui in centro di Agordo. Appena ha avuto le possibilità si è costruito una bella villetta all'interno dello stabilimento vicino alla fabbrica. Quando l'ha finita ha voluto inaugurarla invitando tutti i suoi amici di Agordo che ormai ne aveva moltissimi e ha voluto offrire una porchetta cotta sul caminetto che aveva costruito fuori dalla casa. Noi a Gordini nessuno sapeva cuocere un maialino. Sapevamo sì che la carne di un maialino intero doveva essere cotta per tante ore, ma nessuno sapeva come fare. Allora ha incaricato i suoi amici macellai di procurare un maialino intero e l'hanno messo sul fuoco ancora verso mezzogiorno. Alla sera, quando è stato ora di tagliarlo, si sono accorti che era ancora crudo. Naturalmente non c'era un grosso problema. L'hanno tagliato in piccoli pezzettini e hanno finito di, di cuocerlo sulla braccia. Non mancava niente, c'era la polenta, il formaggio, salame, vino a volontà e la festa è andata avanti comunque. No? Dal calcio alla tavola il legame del cavaliere con Lagordino, sempre con un occhio al lavoro. Un giorno chiacchierando con il signor del vecchio gli dissi ma non le pare che Agordo le stia un po' stretta, forse sarebbe il caso di andare a Milano o in qualche altra grande realtà? E mi rispose non c'è scritto da nessuna parte che non si possa essere i primi del mondo stando ad Agordo. Messaggio ricevuto, signor del vecchio. Il mio proposito di andare a Venezia o Milano ad aprire uno studio è abbandonato. Verranno i miei clienti a trovarmi a Belluno se vorranno. Io ho lavorato in usotica 40 anni. Quando lavoravo da giovane che giocavo anche a calcio, nel frattempo il signor Del Vecchio è diventato presidente della CIAGordo. Praticamente mi lasciava andare a fare l'allenamento il pomeriggio. però la sera dovevo recuperare le ore che avevo perso per l'allenamento. Sicuramente l'amicizia con Floriano, mio padre, l'ha portato molto a frequentare la nostra casa, che lui era spesso qui con la famiglia, ma anche con i suoi manager e sicuramente tante decisioni diciamo, per l'evoluzione della luxottica le ha prese magari al tavolo nostro mentre mangiava i nostri piatti. Leonardo del Vecchio si è impegnato dalla politica all'informazione passando per la sanità con obiettivi precisi. I diritti e la crescita socio-economica del territorio. Siamo nel 1980, lui aveva 45 anni e allora erano indette le elezioni amministrative per il comune di Agordo. Noi, io del vecchio e mio papà che allora era amministratore delegato della Luxottica e quindi lo frequentava quotidianamente, abbiamo fatto una lista. La lista era della democrazia cristiana. Era una buona lista, secondo me, ottima lista, anche perché al suo interno aveva un altro grande rappresentante, diciamo così, no? Il Bruno Dai Daiprà, che era un industriale, che aveva donato la casa di riposo di Taibon. Noi abbiamo perso, però io e Leonardo del Vecchio, avendo avuto molti voti, siamo entrati in consiglio comunale come minoranza per cinque anni. E ricordo che facevamo la riunione di preparazione dei consigli comunali a casa sua. Ma io penso che, che il volontariato eh, sia utilissimo anche perché possa eh, insegnare alla gente che non si può aspettare che tutto venga dal cielo o dallo Stato o dalla Regione o dal Comune. Chi sa guidare il pulmino per andare per i anticappati o la moglie che va da mezza giornata, mezza, tre ore al giorno, al, una volta al mese a assistere gli anziani, io penso che che tutti, tutti capirebbero che c'è qualcuno che pensa per il giorno in cui uno ha bisogno degli altri. Io penso solo a questo. Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Leonardo del Vecchio quando nei primi anni 80 con un gruppo di imprenditori decidemmo di fondare Telebelluno per costruire una informazione più moderna, più innovativa, che raccontasse la rinascita sociale e... Lo sforzo imprenditoriale dopo il Vaillant. Nominato amministratore delegato, il signor Del Vecchio mi prese in disparte e mi suggerì alcune cose che potevo fare e alcune cose che non dovevo fare. Questi suggerimenti sono raccolti in un foglietto che ancora conservo. La Scuola Materna Cappello, il Polifunzionale e il Centro Parrocchiale Monsignor Savio sono solo alcuni esempi della generosità del Cavalier del Vecchio verso il suo territorio. Ho avuto modo di constatare e sperimentare la generosità del Cavalier del Vecchio quando sono stato nominato arcidiacono di Agordo nel 2009. Era in progetto il centro parrocchiale e Luxottica si è subito resa presente in maniera molto concreta e generosa per riuscire ad aiutarci a portare a termine quest'opera poi intitolata a Monsignor Vincenzo Savio, una opera di, di affiancamento alla parrocchia che è durata anche dopo la realizzazione con delle donazioni annuali che ci hanno aiutato. Ad affrontare il peso del mutuo che avevamo contratto. Ricordo che il 13 dicembre del 2003, giorno di Santa Lucia, patrona della Vista, andammo in visita al Papa Giovanni Paolo II. Lui era accompagnato dai figli Marisa e Claudio e con gli amici Chemello e Francavilla. Ed ebbe il privilegio di andare al soglio pontificio e baciò la mano del Papa. Però anche il Papa ebbe un grande privilegio, perché dalle sue mani ricevette un generoso contributo per le opere di carità di San Pietro. Visionario è uno tra i termini che identificano maggiormente il patron di luxottica. Una persona come Del vecchio Leonardo per me è stata un esempio di vita. L'ho incontrata. I primi anni, la mia prima direzione in Cadore, dove giovanissimo, 26 anni, il suo nome cominciava a entrare dentro nel motore delle occhialerie. Era un uomo che tutti guardavano e tutti studiavano. La sua decisione, la sua concretezza, la sua velocità di pensiero sono state caratteristiche che mi hanno sempre poi accompagnato. Negli anni 98 vengo richiesto della, di partecipare a allo sviluppo della popolare di Belluno, proprio nel momento in cui lui l'aveva lasciata. La stava lasciando, perché ricordo benissimo le ultime mattine da presidente che lui mi invitava in Agordo e mi dava appuntamenti comodissimi, 5 e mezza, 6 e mezza del mattino. Erano stati forse i due o tre momenti più belli dove lui concludeva questo rapporto con una creatura che aveva fatto a Belluno, ma da quel rapporto io ho un ricordo enorme, il ricordo della sua bellunesità, perché stringendomi la mano mi disse: mi disse Sono veramente contento di aver fatto un'operazione dove i bellunesi hanno potuto guadagnare qualcosa. Nessun bellunese ci ha rimesso una lira e questo era il suo pensiero. Mi ha chiamato un giorno ad Agardo e mi ha detto: Avvocato, se la sente di andare domani a Genova?. Genova? Perché? Guardi, vogliamo aprire un museo dell'occhiale. Ma la più bella collezione al mondo ce l'ha un ottico di Genova, si chiama Rathschuler. Domani prendo l'elicottero, vada, faccia quello che vuole, veda se riesce a portarmi questa collezione ad Accordo. Primo viaggio, secondo viaggio, dopo 20 giorni la collezione è dal Ardogordo. Credo che sia stato il primo, dico credo perché evidentemente non posso avere la certezza, però che sia stato il primo in Italia a dare la mensa completamente gratuita ai suoi operai. E la rata in tempi in cui non vi era la ricchezza e la, 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 la forza della luxottica attuale. La rata in tempi in cui ancora si combatteva per arrivare alla fine del mese, ancora si combatteva per pagare i fornitori, tutta l'attività di welfare che si è sviluppata in luxottica negli anni successivi. Fino a farla diventare un esempio in, uh, in, Ita in Italia e credo anche nel mondo, nasce proprio dal suo spirito personale, da dalla sua, questa sua grandissima attenzione e grandissima ehm, eh, responsabilità che si sentiva nei confronti di tutti i soggetti con i quali lavorava. Nell'estate del 1992 a Belluno, in Sala De Luca. Il Comitato di Presidenza di ANFAO, di cui faceva parte anche Leonardo Del Vecchio, decisero di realizzare il primo istituto di certificazione italiano per la sicurezza del prodotto ottico e così nacque Certottica. Io veni poi nominato segretario generale. Iniziati i lavori nella sede di Longarone, Del Vecchio venne a visitare l'avanzamento dei lavori. E poi si intrattenne con i tecnici, con tutti i tecnici, nei laboratori nuovi, perché era curioso di capire quali erano i test di prova per la certificazione CE di un prodotto occhiale. E dobbiamo dire che Del Vecchio era veramente un grande appassionato dell'alta qualità e un difensore vero del Made in Italy. Scelte coraggiose e decisioni sui generis. Si sono rivelate vincenti fino a raggiungere il successo. In un'intervista televisiva, alla domanda di un giornalista, per lei, uomo di successo, cos'è cambiato rispetto a prima? Dopo qualche secondo di silenzio, Del vecchio rispose, Adesso posso permettermi di sbagliare. Davvero, davvero commovente e bellissima questa chiusura, adesso posso permettermi di sbagliare. Abbiamo visto il del vecchio bellunese, ma del vecchio è un personaggio dell'economia, della finanza, dell'impresa internazionale. Chiamo sul palco Tommaso Ebert, autore... Della biografia Leonardo del Vecchio. Mentre Ebert sale, sperando che non mi senta perché qualche complimento devo farglielo, prima di scrivere questo libro ne aveva scritto un altro dedicato a Sergio Marchionne, il più grande manager che forse questo paese abbia visto negli ultimi anni. E per chi ha già letto questo libro consiglio di leggersi anche quello perché sono i due grandi. Eccolo qua! Buonasera. Buonasera a tutti, Ebert. Io faccio una premessa. Insomma un po' la sindrome dell'impostore questa sera, no? Perché in sala ci sono persone che hanno. Eh, vissuto tutta la propria vita professionale e non solo con Leonardo del Vecchio e eh, quindi perdonatemi in anticipo se non tutto quello che dirò no? sarà esatto alla cronaca insomma io faccio il, diciamo, il cantastorie direbbero in tempi medievali no? quindi eh, sono qui, insomma la mia fortuna è stata quella di incaponirmi per raccontare questa storia perché secondo me andava raccontata, chiudo la premessa allora Faccio la contro, diciamo, replica. Ebert è a capo della redazione di Bloomberg News di Milano. Bloomberg è la Bibbia dell'economia e della finanza internazionale. Quando abbiamo organizzato l'incontro c'è stata anche, adesso te lo racconto, una piccola discussione, ma lui non lo conosceva così bene, no? E l'obiezione è stata del vecchio... Non appartiene a Belluno, appartiene come dire alla storia nazionale e internazionale di questo Paese e guardarlo anche con occhi distaccati, con occhi di un giornalista che affronta queste cose, probabilmente è utile per darne la dimensione di come è anche percepito a livello internazionale e nazionale e questo cercheremo di fare adesso ripercorrendo questo libro ma ti volevo chiedere una cosa quante presentazioni di questo libro hai fatto finora questo anno circa no? eh, decine e decine e gli inviti sono tantissimi e, visto perché faccio anche un altro mestiere cioè gestisco una redazione dove lavoriamo sul secondo e insomma i, un, un lavoro che impegna particolarmente da presto al mattino, a tardi alla sera. Non riesco a fare tutte quelle che mi invitano tantissime e mi fa molto piacere perché eh, dimostra quanto la storia di Leonardo del Vecchio eh, sia in questo paese una storia in, universale che in questa sala conoscete tutti. Ma eh, fuori da questa provincia nel grande pubblico eh, conoscono, conoscevano ancora in pochi diciamo eh, prima del mio libro e, e, ed è una storia e una vita eh, che ispira eh, che ispira perché di Leonardo del Vecchio dimostra come partendo dal nulla si può diventare i numeri uno con la forza della propria determinazione e, e questi sono insegnamenti universali eh, ed è forse uno dei motivi per cui diciamo, questo libro sta andando tanto in giro. Eh, è, sta è vendendo anche no? molto, perché è stato prima in classifica. Quest'estate è stato, quest per... è stato eh, il saggio più venduto, quest'estate secondo la classifica del Corriere della Sera tra i, insomma, i, i libri più venduti del 2022. E, insomma, è, mi fa molto piacere. Eh, che Portare in giro questa storia anche se la mia famiglia, soprattutto i miei figli che si sono sorbiti 30 presentazioni eh, di, del vecchio alla fine, insomma cioè, la, la conoscono meglio di me. Tant'è che mio figlio, non ho qui la, la copia, mio figlio ha 8 anni. Ha scritto un piccolo libro lui su Luxottica che ogni tanto alle presentazioni presenta eh, fa anche lui il firma copia e l'ha appeso sulla porta del bagno di casa nostra. Firma copia alle 20.30. Io ne ho comprate le uniche tre copie che ha fatto. Se volete, <ride> Però confessi pure pubblicamente che quando le ho detto che si prendeva questa iniziativa a Belluno, un po' di emozione. Ma un po' di emozione, molta emozione c'è anche adesso, sinceramente, devo dire la verità, per me a venire a parlare di Leonardo del Vecchio Belluno. Eh, perché, perché non è stato neanche facile, devo dire, realizzare questo libro, proprio per la ritrosia natura naturale che aveva Leonardo del Vecchio a raccontarsi. No? Timidezza. La non volontà di raccontarsi al grande pubblico, eh, insomma ci eh, sono tante persone in, in questa sala che mi hanno aiutato a partire dal signor Francavilla, eh, Che e tanti altri, non li nomino tutti, e alcuni dei suoi primi operai. Per fortuna che sono, pur avendo un cognome tedesco e la mamma svedese e lavorando in inglese sono di Treviso e quindi parlo il dialetto veneto, perché sennò sarebbe stato difficile, devo dire. Far sciogliere no, magari un paio di spritz, far raccontare le persone. Insomma, se fossi un giornalista americano, secondo me non avrei portato a casa tutti quegli aneddoti che il Veneto mi ha, mi ha aiutato pur non essendo Ognasse, quindi, insomma, avendo un, un grosso problema di, insomma, di, di essere foresto per ogni agordino. Però insomma, ho cercato di compensare con un po' di Veneto. Ecco, ma lei incontra del vecchio, quindi come dire. È scevro da qualsiasi condizionamento locale, la storia, tutte queste emozioni che abbiamo visto raccontare prima. Come l'ha trovato come uomo e come imprenditore? Allora, è stato io... facile affrontare... Cioè... Allora, non è stato facile incontrarlo perché insomma Leonardo Del Vecchio non incontrava abitualmente i giornalisti, poi insomma, noi di Bloomberg siamo noti per essere molto pericolosi, diciamo dal punto di vista notiziabile, perché insomma, ogni notizia che diamo, se la notizia viene data a Berlina, ha una conseguenza diretta sui titoli quotati in borsa. Quindi le persone prima di incontrarci ci pensano due o tre volte. E io seguivo già professionalmente Leonardo Del Vecchio, insomma, ho fatto la televisione di Bloomberg, l'ho inseguito tante volte, anche lì ogni tanto l'accento Veneto mi aveva aiutato diciamo a fargli strappare una battuta, eh, però non lo conoscevo personalmente, dopo aver scritto il libro su Sergio Marchionne eh, che per me rimane il manager più rivoluzionario del secondo dopoguerra, eh, volendo raccontare un'altra storia perché insomma io scrivo in inglese di mestiere, i libri li scrivo in italiano è un momento Diciamo mio, che mi permette di, di isolarmi dal, dal lavoro e quindi mi piaceva raccontare un'altra storia. Ho pensato che quella di Del Vecchio, così sulla carta, era una storia bellissima da raccontare. Quando eh, sono, riuscito, sono riuscito ad incontrarlo, devo dire che è, è scattata quella scintilla perché mi ha colpito. A me ha colpito tantissimo la sua semplicità eh, e in qualche modo la, la sua essenzialità. Cioè, eh, chi legge le cronache, no, Su Luxottica e Silor Luxottica, le battaglie per il controllo negli ultimi anni, nei mesi, anche le battaglie sul fronte finanziario, no? si aspetta eh, una, 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 un qualcosa di molto eh, costruito e, e invece Leonardo del Vecchio era una persona molto semplice con delle idee eh, essenziali che portava all'estremo no? e questa insomma la, 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 la linearità del suo ragionamento no? mi ha subito colpito tantissimo e poi eh, mi ricordo di quell'incontro eh, Scusi, dei tanti imprenditori che hai conosciuto aveva delle caratteristiche particolari? O ce n'erano anche altri? Allora, io ho conosciuto, diciamo, tanti imprenditori e tanti manager di, di, di livello internazionale. Eh, in alcuni, in quelli che secondo me, che a me hanno colpito di più, c'è cioè, un, un qualcosa che, che ti colpisce molto nello sguardo, no? Che è quello sguardo eh, che vede lontano quella convinzione e l'importanza di quello che si sta facendo. Ecco, Leonardo del Vecchio era convinto che quello che stava facendo lo doveva fare al meglio possibile e quello che lui faceva e doveva fare bene erano gli occhiali, no? E doveva farli meglio di tutti. E questa cosa te la faceva trasparire anche quando era capo di un impero come adesso Luxottica e Silor Luxottica, no? È in assoluto il più grande produttore eh, eyewear, come diciamo noi in inglese, del mondo. Eh, se contiamo tutti i dipendenti delle aziende controllate, siamo quasi 200.000 persone in tutto il mondo. In borsa vale 80 miliardi di euro. Cioè, Eppure. Leonardo del Vecchio si concentrava ancora sulle astine, eh, sulle viti, su come ti deve stare l'occhiale addosso, cioè non aveva, mai, non aveva perso di vista il centro della questione, che nel suo caso era il prodotto. no? Eh, era, se il prodotto era buono, era il migliore, per forza doveva andare bene. E quella, eh, quel focus, che, che in qualche modo io definisco anche ossessione, è quella che ti permette di essere, secondo me, di diventare numero uno al mondo. no? E questa cosa da lui si coglieva l'ossessione, che è una fortuna e anche una condanna: no? la condanna è che non ti fa mai staccare. No? Se sei ossessionato da quello che fai, ci tieni talmente tanto che non stanchi mai. E la fortuna, ed è quello che mi aveva colpito in quel primo incontro: è quella che siccome non ti accontenti mai, no? vuoi sempre andare avanti. No? E mi ricordo parlando con il signor Francavilla la prima volta che l'ho incontrato, gli ho detto, ma come avete fatto? E ha fa: ma sa, all'inizio abbiamo fatto ne facevamo cento al giorno, poi mille, e poi diecimila, e adesso Luxottica fa non so quante centinaia di milioni di occhiali tutti i giorni. E tutto questo con una semplicità, come no, un passo alla volta. Ecco, questa cosa qui è quella che ha fatto la differenza, e ha fatto la differenza nel trasformare Leonardo Del Vecchio da un imprenditore locale, un imprenditore italiano, a un leader mondiale. E Questa è la grande differenza tra Leonardo del Vecchio e quasi tutti gli imprenditori della sua generazione, che lui quando è diventato, ha iniziato a, a, a vedere la sua impresa non ha pensato a Belluno, a Treviso e a Venezia come mercato di riferimento, no? ha pensato al mondo, cioè Luxotti che ha iniziato prima a vendere in America che in Italia, perché il mercato è il mercato statunitense, quindi ha, ha, ha pensato per prima ad aprirsi al mondo prima di tutti, ho capito per primi che ahimè il nostro Paese, e lo è ancora di più, è dal punto di vista globale... In qualche modo, un piccolo paese sempre più irrilevante, un paese importante, ma non è il centro del mondo. Quando ti rendi conto che se vuoi essere il numero uno, l'Italia, deve essere una piccola parte dove sei radicato, ma è il, 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 il mondo che conta, allora cambi la dimensione. Lui ha sempre avuto questa cosa, no? eh, sin da quando era, sin da quando hanno iniziato. E questo l'ha portato a diventare, a non accontentarsi mai del primato. Nella, nel piccolo ma pensare sempre più in grande se tu pensi sempre più in grande non ti accontenti mai fino a che non sei leader mondiale non sei felice quando sei leader mondiale e lì mi aveva colpito la prima volta del contratto mi dice sa io vedo il titolo in borsa ogni mattina e dico orca, se arriva qualcuno e, e, e fa un'invenzione un qualcosa di cui noi non ci siamo resi conto e ci frega il mercato? Non posso, non posso mai stare attento, ogni mattina dobb dobbiamo controllare tutto, dobbiamo essere sempre pronti per arrivare prima degli altri. Ecco, questa ossessione, secondo me, nei grandissimi, è la condanna e la fortuna che li porta a diventare numero uno. Beh, diciamo che non è vietato applaudire ogni tanto. Eh. <ride> Perché questo elemento che ha citato dell'ossessione, diciamo, che hanno tanti imprenditori unito, diciamo, all'idea che si guarda il mondo, che non c'è un limite, diciamo, no? L'universo vabbè è un limite dato, ma il mondo, diciamo, bisogna guardarlo così, è la forza che fa crescere le imprese. Eh, e guarda, io mi sono innamorato di questo libro eh, perché occupandomi delle piccole e medie imprese, le famose champions, eh, che col Corriere della Sera analizziamo ogni anno le mille migliori imprese, eh, adesso a fine marzo le porteremo in borsa a raccontarsi, eh, la cosa che ho capito degli imprenditori è che ce ne sono tanti che hanno un po' questa ossessione. In questo paese tanti commentatori, economisti, ha ah, il problema di questo paese è che non ci sono le grandi imprese e di solito segue la battuta a parte luxottica. È così? Sì, ma del vecchio non è partito da una grande impresa, l'ha costruita, no? Ed è questo il messaggio, secondo me, che va trasmesso agli imprenditori. È motivo... quali, quali sono gli elementi, diciamo, adesso lei ci ha citato quelli diciamo, più strutturali, ma anche gli elementi manageriali, come è cresciuta Luxottica passo dopo passo? Allora, innanzitutto quello che io ho scoperto portando in giro questo libro, quindi portando in giro la storia di Luxottica, è che in questo paese manca veramente... Un racconto della cultura d'impresa. Cioè, l'impresa alla fine viene sempre vista come un qualcosa di. No, cioè non, è, non suscita grandi entusiasmi nell'opinione pubblica. No? Il grande imprenditore viene sempre guardato. Con in qualche modo malcelato, malcelata diffidenza, al di là, a, a differenza che nel mondo anglosassone, no? una cosa che ad esempio mi diceva sempre Sergio Marchionne: se eh, in America vedi passare un uomo con, la, con una Ferrari, ti dici, ah, chissà cosa, cosa ha fatto di grande nella vita per potersi permettere una Ferrari. In Italia, se vedi passare uno con una Ferrari, dici, chissà chi ha fregato quello lì che si è comprato la Ferrari. No? Questo sta un po', un po nella, nella, nella visione che in alcuni casi c'è in questo paese. E quindi manca anche una narrazione della cultura di perché uno, gli imprenditori, soprattutto qua nel Nord Est, sono sempre stati impegnati nel fare e non nel raccontare quello che stavano facendo. No? Del vecchio è un esempio. No? E le Ferrari le tenevano chiuse dentro il garage. <ride> esatto. Del vecchio è un esempio, no? Del vecchio ha sempre detto io mi racconto attraverso quello che l'azienda fa, giustissimo. Però poi si scopre che manca una, una narrazione, una cultura. E quindi qua io ho scoperto adesso, da poco, eh, come diceva prima, eh, no, mi è stato dato questo premio come il, il libro eh, sulla cultura di impresa del 2022. E lì ho trovato tanti imprenditori, tanti anche giovani imprenditori, che trovano grandissima ispirazione perché Leonardo Del Vecchio dimostra che. Anche in questo paese, nonostante le difficoltà strutturali, nonostante la burocrazia non funzioni, nonostante la politica spesso eh, non sia un aiuto, ma sia un ostacolo, anche se Luxottica dimostra come. Una politica fatta bene possa cambiare il territorio, perché non dimentichiamo che Luxottica va ad agordo perché quando stanno cercando un posto dove andare, c'è un sindaco che ad agordo dà dei, delle agevolazioni fiscali e che permette a Luxottica di mettersi ad agordo. Se non ci fosse stato quel sindaco, magari Luxottica sarebbe nata da un'altra parte. Quindi la politica che mh, al servizio degli, e non possiamo nessuno qua può dire che Luxottica non ha aiutato il territorio in cui è stata, non l'ha trasformato, Lucciotti che ha trasformato l'Agordino e in qualche modo il Bellunese, no? è, è l'azienda leader globale nel settore che fa, ad Agordo lavorano quasi 5.000 persone, arrivano, io sono in ogni volta che vado ad Agordo, a parte che è un, è un posto magico secondo me, per, e, e chi ci sta non se ne rende neanche conto di quanto magico e premetto che io sono totalmente indipendente, quindi racconto quello che sento. No? Quanto sia magica Agordo? Per quando uno arrivi e cerchi di capire cos'è luxottica, no? perché è un piccolo, io mi occupo di economia globale, no? nell'economia globale, un'azienda tra le montagne. Ma non ha senso, no? Tu dici perché tra le montagne, lontana dalle direttrici, a quattro ore da Milano, a due ore da Venezia, non c'è un'autostrada, c'è una sola strada che va. E invece Luxottica. Che è, che è quello che l'avvocato Panitz probabilmente gli suggeriva, <ride> diciamo. E no? invece Luxottica non avrebbe senso se non fosse ad Agordo, perché Lu Agordo e Luxottica sono in qualche modo, eh, cioè sono diventati quasi la stessa cosa, no? E ad Agordo si respira un'aria di eh, positività, di, 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 eh, di soddisfazione in quello che si fa, che è difficile trovare in questo paese, no? E quindi quando io ad esempio, lo racconto nel libro perché sono rimasto veramente impresso, per arrivare ad Agordo, siccome conoscevo poco la storia degli occhiali in Italia, no, eh, parto dal Cadore, perché secondo me per spiegare come mai in provincia di Belluno si fanno gli occhiali devi partire da Rizios, questo paesino meraviglioso, dove nel mille, nella seconda metà del 1800 Angelo Frescura fa i primi occhiali in, in, industriali in Italia sostanzialmente. Il cadore a cui Luxottica ha tolto l'imprimatur e che, che, che il cadore ha perso, se tu passi dal Cadore ad Agordo, il Cadore è in qualche modo una parte del Cadore è abbandonato. Tu cammini. Io quest'estate sono andato lì qualche giorno in vacanza. A proposito, facendo il giro delle presentazioni con la mia famiglia. Con i miei figli abbiamo fatto delle passeggiate. Arrivi in alcuni di questi paesini dove c'è la scritta occhiali in tante aziende abbandonate, dove di occhiali non se ne fanno più da decenni. Quindi quando tu passi dal Cadore e arrivi ad Agordo vedi proprio la differenza che può creare un'impresa di successo in un territorio. No? E, e ad Agordo questa cosa si respira ed è un qualcosa di unico che gli stessi eh, Luxotticans, come si chiamano, insomma, chi, chi lavora a non tutti hanno il... Le, le, hanno la sensazione quando sei là dentro soprattutto da tanto tempo, no? Perché sei cresciuto assieme all'azienda. Ma venendo da fuori fa impressione questa cosa qui. Ed è incredibile come in Italia l'unica, una delle pochissime aziende leader a livello globale stia ad Agordo, no? E se vuoi in Veneto. Io, io sono nato e cresciuto a Treviso. Non è che se ne parli tutti i giorni. Cioè non è che dici... Cioè, è, invece è, una, è un primato assoluto, no? come in Cadore è dove il hanno... Il principio delle Ferrari, eh? in Veneto diciamo non si ama parlare dei successi degli altri. È, co è, è così, no? però è veramente incredibile, un po' come a Rizios dove sono nati gli occhiali, dove c'è i resti della prima fabbrica di occhiali, non c'è niente. Se fossimo in California ci sarebbe un parco a tema, con scritto occhiali, sono nati qua, la Silicon Valley dell'Ottocento, lì non c'è niente, sono andato io a cercare eh, i, i resti. no? Questo perché... Forse questo paese ha, più ha, cioè, ha, un ha un disperato bisogno di raccontare le sue storie, perché ce ne ha di storie che dimostrano che si può fare. Ma un imprenditore piccolo e medio, no? che vuole diventare grande, poi per carità non è che tutti possono diventare grandi, se sennò sarebbe perfino, come dire, diventeremo il primo paese industriale del mondo, ma che vuole crescere, che cosa può imparare? Dalla storia che lei racconta nel suo libro, Ma io, io, io ho imparato tre cose fondamentalmente. La prima è che non bisogna porsi dei limiti. No? La seconda è la perseveranza. Io nel mio libro cito l'ultimo film di Paolo Sorrentino: quando c'è un, un, una scena del film in cui c'è Diego Armando Maradona che batte le punizioni in allenamento al San Paolo di, di Napoli no? e fanno vedere che ne batte una, dieci, cento, mille, e il protagonista chiede al fratello. Il fratello che, che, che vuole diventare un regista, il fratello gli dice: Hai visto cosa fa Maradona? E poi dice: Eh sì, tira le punizioni. No, quella si chiama perseveranza, vuol dire tirarne 50.000 ogni giorno. Leonardo del Vecchio, in un'epoca in cui ogni tanto arrivano gli influencer e fanno successo in 5 di minuti, dimostra che per arrivare a diventare il numero uno, ci vuole tempo e devi andare un passo alla volta. Ma se vai un passo alla volta e l'obiettivo ce l'hai dritto. Se sei capace può essere che ci arrivi. Questa cosa dimostra. Lo dimostra che lo puoi fare anche in Italia, anche partendo da Agordo. Questa è la storia, secondo me, universale che racconta Leonardo del Vecchio. Il suo libro è una biografia, non una geografia. Uh, uno dei temi, come dire, più difficili per l'imprenditoria italiana, per qualsiasi imprenditore, è quello che a un certo punto, quando l'azienda cresce, quando si superano i 18 dipendenti, no? Come abbiamo visto, poi bisogna strutturarla e servono dei manager. Che rapporto aveva del vecchio con i manager? Non sempre linearissimo, no? Ma che... qui ne abbiamo qualcuno da, da Beh, chiedere. Ecco, alcuni di questi credo cioè, molto qualcuno me, che eh. anche no, che passava le vacanze in agosto con, con i gettoni. Per, eh, in camper, eh, in, in campeggio con i gettoni in costume, a, 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 a magari portare a casa un deal di più grande di quanto loro avessero mai fatto prima. Allora, è sempre di complicato il rapporto manager-imprenditore, no? soprattutto eh, nella nostra regione l'abbiamo visto tantissimo, com'è complicato, e questo è un tema che ovviamente rimane aperto perché la successione è appena iniziata, il passaggio successorio alle prossime generazioni. Eh, Del vecchio aveva una cosa, che eh, quando studiavo, io ho studiato economia politica, eh, eh, sono sempre rimasto affascinato dall'idea di Schumpeter. Allora Schumpeter dice che l'imprenditore innovativo innovatore, a, fa una rivoluzione che fa dei salti evolutivi, no? Ecco, Leonardo del Vecchio, pur non essendo, diciamo, istruito, perché ricordiamo che del Vecchio, no, eh, nel mio libro ho avuto fortuna di poter eh, visionare il suo fascicolo del, 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 dell'orfanotrofio, dove, dove ho trovato dei, dei documenti incredibili che ti fanno capire molto, no? Leonardo del Vecchio cresce in orfanotrofio, fa la quinta elementare, gli rimane sempre un po' questa cosa qui che si sentiva che lui non aveva potuto studiare, cerca sempre di recuperare questa cosa. E quindi è un, è, un, è un imprenditore che dimostra come quello che Adam Smith chiamava gli animal spirit del capitalismo arrivano anche se non hai fatto un master in MBA alla Bocconi. Però lui aveva quell'idea del salto evolutivo e che vedeva le cose prima degli altri. Quando ce l'ha in testa, e lui l'ha fatto più volte, perché negli anni 70, è prima di Bezos che fa con Amazon, capisce che devi avere l'integrazione verticale cioè che vince, che è in mano il cliente finale controlla tutta la filiera del prodotto. Se lo diciamo adesso sembra basilare, eppure negli anni 70 era una bestemmia iniziare a prendere prima il proprio ehm, grossista e poi alla fine arrivare agli ottici, ci sono degli ottici che ancora hanno, sono, sono sconvolti dal fatto che Luxottica è entrata anche nella distribuzione, ricordiamolo che il mondo dell'ottica era un mondo molto chiuso, che aveva delle regole no, eh, fisse da decenni un mondo in cui tra l'altro i margini erano sempre stati molto alti e quindi c'era la possibilità di diciamo eh, spartirsi la torta, ecco lui per primo capisce l'integrazione verticale, nel 74 compra la Scarrone e poi nell'81 va in America e compra il distributore americano, che a pensarci adesso è una cosa che, che gli avrebbero dato per matto, Ferruccio De Bortoli che ha, che ha scritto l'anteprima del mio libro dice chissà che adesso, se adesso, se Leonardo del Vecchio fosse nato adesso, se con tutti i requisiti patrimoniali che le banche chiedono, agli investitori per fare degli investimenti gli sarebbero stati dati fidi per certi tipi di investimenti che ha fatto che all'epoca alle persone razionali sembravano folli. Quindi è chiaro che è difficile il rapporto di un imprenditore no, oppure nel 99 quando compra Ray-Ban, no, Sia difficile il rapporto con i manager e un imprenditore quando ci sono questi sbalzi evolutivi. Del vecchio è riuscito sicuramente negli anni a eh, managerializzare la sua azienda, tant'è che quando è mancato e l'ha lasciata a un'azienda completamente managerializzata anche se e qui c'è diciamo quello che gli ha portato grandissime critiche nel 2014 a un certo punto dice devo tornare no? e quella è l'unica cosa che del vecchio ha voluto che in qualche modo spiegassi nel libro anche se la mia ripeto è una biografia non autorizzata quindi eh, sono io che racconto come ho visto leonardo del vecchio se non è quando tutti i giornali gli hanno, dato, gli hanno detto vabbè, è il vecchio patriarca che torna a distruggere eh, l'azienda eh, distr che ha creato perché non ha avuto il coraggio di lasciargli perché nella teoria manageriale classica l'imprenditore a un certo punto deve lasciare la mano al manager, lui però sostiene e i numeri, eh, i numeri gli danno ragione sette anni, otto anni dopo perché, che a quel punto eh, all'epoca Andrea Guerra secondo lui stava Facendo mandare avanti la, diciamo, la barca in maniera lineare, ma non aveva capito che c'era un salto evolutivo da compiere, l'e-commerce, eh, il cambiamento eh, delle tecnologie, si arrivava a un'epoca di completamente di nuova tecnologia, quindi era il momento in cui lui si è sentito di dover tornare anche perché per Leonardo del Vecchio l'azienda va sempre messa prima delle persone, no? Quindi Luxottica in qualche modo l'ha messa anche davanti, se vuoi, anche alla, alla, alla sua esistenza, perché a un certo punto l'azienda è diventata la sua famiglia e quindi quando il manager diventava troppo protagonista e in qualche modo si metteva davanti all'azienda, questa cosa lui probabilmente non andava molto bene e in più ha, vedu, ha visto la necessità di tornare per fargli fare quel salto evolutivo. Secondo la teoria manageriale non avrebbe dovuto farlo. I numeri però gli hanno dato ragione, Luxottica fatturava eh, 30 miliardi e adesso ne fattura, insomma, non so il numero esatto, ci sono troppe persone che lo sanno in sala, che, però più del doppio, la fortuna di, di Del Vecchio, del, il patrimonio di Del Vecchio nel 2014 erano 15 miliardi, sono diventati 30 nel 2020, eh, i dipendenti sono triplicati, il valore in borsa è, è duplicato, sono riusciti a fare... La fusione con i francesi di Essilor, facendo in qualche modo finta di diventare francesi, ma facendo diventare i francesi italiani. Sì, tu, tutti, che tutti dicevano ha venduto, no? Mai compreso, lo ammetto, anche noi di Bloomberg, eh, quel giorno, quella mattina quando ci chiamano, ci dicono: Esce il comunicato, eh, e Noi abbiamo scritto Essilor compra Luxottica, perché la società è di diritto francese, è quotata alla Borsa di Parigi, l'amministratore delegato viene dal gruppo francese e mi ricordo che quel giorno lui ci fece chiamare era un mio collega che si dice il pezzo per, per, forse però non avete fatto bene i conti perché eh, per i tre anni c'è la governance paritaria per carità però se volete comunque fare una, i conti dopo tre anni comunque io ho il 30% i signori francesi avranno circa il 5% poi come... se l'avesse conosciuto prima non avrebbe sbagliato, non avrei sbagliato ovviamente <ride> però ammetto assolutamente sbagliato permette un paragone, a differenza degli Agnelli, almeno pare a me così insomma, Del Vecchio ha sempre costruito il suo gruppo sulla base di logiche puramente di mercato, diciamo, non ha mai... io ho scoperto adesso che è stato consigliere comunale della democrazia cristiana, ma insomma, non, si è non è mai sceso in campo. Comunque diciamo. questo video, aveva... visto, aver, aver avuto alcune di queste cose qui per quando scrivevo il libro, c'erano delle chicche... Anche la storia della porchetta che non, non coto colui che taglia il yeah, maialo, eccezionale. Vabbè, eh, sarà per eventualmente. Una ristampa la griglia, Quando farei una, una prossima. Peccato non esserci stati a quelle griglie là, perché secondo me sono state delle serate interessanti. Eh, ma qualcuno c'era, credo. E, no, poi però, nel vecchio, di luxottica, si parla sempre delle grandi applicazioni. Operazioni dell'acquisizione di Raiban, le, le citava anche lei eh, adesso. Eh, però appunto, alla base del business c'erano tanti elementi, tra cui questa straordinaria attenzione alle risorse umane che hanno sempre fatto di Luxottica, diciamo, l'avanguardia no? in, in termini di, di welfare, eh, il mio amico Dario Di Vico. Ne scrive diciamo in abbondanza, ne ha scritto in abbondanza già eh, in quegli anni. Eh, Come riusciva Del Vecchio a conciliare logica di mercato, quindi di profitto, quindi risultati con lui di cui lei parla, con tante risorse destinate a Ma, sem al... Ma semplicemente perché Leonardo del Vecchio era il vero presidente operaio, presidente artigiano. Cioè, Leonardo del Vecchio è stato uno di loro. Cioè, Leonardo del Vecchio ha iniziato eh, in prima linea, nel senso in produzione. Ha iniziato a 14 anni facendo il fiol de bottega in un'azienda di Milano che faceva incisioni di, di monete. Leonardo del Vecchio nasce operaio, cioè nasce in linea, quando ancora le linee non si sapevano. Quindi... E lui è sempre stato, pur essendo diventato il grande industriale, uno di loro, perché è stato uno di loro e questo non l'ha mai dimenticato. Quindi è il rapporto di Leonardo del Vecchio con chi lavora in reparto, ovviamente con i primi che hanno iniziato con lui, anche se abbiamo visto e eh, diciamo, eh, l'abnegazione la, la, che richiedeva a tutti, gli orari di lavoro, insomma sono cose diciamo d'anni 60 e 70 che adesso no, non si potrebbero neanche più, neanche più dire, eh, ma, ma lui lavorava come loro e più di loro, no? arrivava in azienda eh, presto presto al mattino, andava via per ultimo la sera, ma è stato uno di loro, quindi l'importanza che lui ha sempre dato è che questo si è tramutato in quello che Luxottica ha fatto nel welfare. Luxottic ha inventato il welfare in Italia quando non esisteva neanche la parola welfare. <ride> è, sì. è, no, veramente. E l'ha fatto perché Leonardo del Vecchio ha sempre pensato all'importanza che i propri lavoratori lavorassero bene e avessero tutto di quello che potessero avere a disposizione per lavorare bene. Che detta così: anche lì è il motivo che mi ha colpito di lui, no? detta così sembra. Una cosa semplice, quasi no, banale, ma in realtà è stato il primo a farlo. Sono stati i primi, a, tra i primissimi, ad avere in fabbrica la, eh, la mensa negli anni '70. No? Tra i primissimi a organizzare anche non solo per i dirigenti, ma anche per gli operai, livelli di welfare scolastico eh, sanitario, eh, e sanitario. Quando c'è stata la grande crisi. Nel 2010-2011 a preparare il pacchetto di aiuti per i dipendenti in beni di consumo, cioè è sempre stato all'avanguardia, ma questo proprio perché, per la, la, la sua natura, no? secondo me, uno eh, non va mai lontano da quello che è stato. No? E quindi Leonardo del Vecchio è sempre stato molto vicino alle persone che lavoravano in reparto proprio perché essendo stato uno di loro aveva una particolare cura per queste persone ed è il motivo per cui è stato il primo a fare queste cose che poi quando, la, quando l'uxottica si è managerializzata sono state managerializzate mantenendo però questa visione poi è chiaro che tu facevi il paragone con gli agnelli no? e, 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 e con altri settori chiaramente l'uxottica ha avuto la capacità di primeggiare in un settore dove i margini di profitto sono, erano storicamente più alti rispetto a, a settori di industria più pesante, dove i margini sono più difficili. Quindi ovviamente c'è più, più, più possibilità, però è stato l'unico che l'ha fatto, l'avrebbero potuto fare tanti altri, no? quindi questo dimostra che la sua era proprio una, una cosa personale questo dimostra, e questo lo, lo, lo vedi ancora di più quando vai a vedere e vai a studiare, perché il mio libro è stato... Un libro più di ricerca che di conoscenza, no? È stato un libro di ricerca tra le persone che conoscevano del vecchio, tra i documenti. Ho avuto la fortuna, grazie a lui, di poter vedere i suoi documenti dell'orfanotrofio e poi pian piano alla fine cercare di conquistare un pochino della sua fiducia per incontrarlo un po' di volte, no? E quindi se tu vai a studiare, no? Perché la cosa interessante che ho trovato è che c'era pochissimo materiale di studio su Luxottica pur essendo leader mondiale, se tu però pian piano vai a studiare e lo paragoni ad altri casi anche internazionali, trovi alcuni radici comuni no, dei grandi eh, imprenditori e dei grandi pensatori e vedi sempre che Diciamo, dove uno è cresciuto influenza quello che diventerai. No, e quindi Leonardo Vecchio cresce in un orfanotrofio e quando a 14 anni inizia a lavorare, ha come primo obiettivo quello di rendersi indipendente e di avere una condizione mh, che non sia quella che avevano gli operai e il fiol di bottega dove lavorava lui quando aveva 14 anni, che erano trattati proprio come gli ultimi, dei, come gli scarti no? in qualche modo. E questa cosa se la porta avanti per tutta la propria vita e la porta avanti in quello che ha creato e quello che l'ha creato è la sua donna. Quindi è stato naturale in qualche modo, no? straordinario mm. ma naturale. Senta altre due questioni, e poi c'è un libro che si può leggere. Quindi, diciamo: uh, il filmato si conclude con adesso posso permettermi di sbagliare. Del vecchio ha commesso qualche sbaglio generali. Ma allora. Eh... Sbaglio. Intanto, vediamo cosa succede, diciamo, sulla, sulla partita, cosa succederà nel lungo termine sulla partita generale in medio banca. Per cui è stato scottato sulla vicenda. e, e È prudente, diciamo, sul finale di questa. No, io diciamo. Mm, ovviamente Leonardo del Vecchio non c'è più, quindi adesso dipenderà cosa vorranno fare, cosa vorrà fare la nuova Delphine, no? però io ho, ho capito studiando e conoscendo Leonardo del Vecchio. Che quando si mette in testa un'idea difficilmente andava, andava alla fine senza portarla, portarla fino in fondo. Ecco come al di là delle pretese generali. Sì. Che... Allora, no, allora sicuramente, allora, prima di tutto, eh, 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 sulla partita finanziaria, diciamo, eh, eh, è entrato con un obiettivo più semplice di quello che aveva dichiarato, cioè l'obiettivo di, di, di Leonardo del Vecchio era quello di... Aiutare a creare un polo finanziario internazionale come ero riuscito a farlo con Luxottica e Silor nel mondo degli occhiali. Dice: L'Italia non ha un leader eh, finanziario a livello internazionale. Mm, se c'è bisogno di dare una mano, eh, ho l'80% de delle mie fortune investite in industria, mi dicono diversifica nel finanziario, qua posso mettere dei soldi. Così semplicemente non è passata. È passata all'opinione pubblica, magari anche per capacità diciamo di, di chi si è sentito in pericolo, eh, il vecchio imprenditore che vuole mettere le mani in cose che non gli competono e non conosce. E questa cosa è passata anche attraverso gli investitori internazionali. Quando c'è stata la battaglia per il controllo dei generali del vecchio insieme all'altro imprenditore Caltagirone vogliono arrivare e rompere le scatole nel grande gota della finanza internazionale. È passata questa cosa, quindi qui forse non è riuscito a far passare quello che per lui era un messaggio semplice di cambiamento, ma per portare qualcosa al Paese. Sbagliare. Sicuramente, quando lui diceva questa cosa, cosa intendeva? Intendeva che adesso può fare delle scelte strategiche, poteva fare delle scelte strategiche che potevano anche rivelarsi errate perché. Dal, 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 essendo leader globale, puoi vedere prima degli altri se la direzione che hai preso è sbagliata e aggiustarla in corso d'opera. Quando de decide nell'81 di andare a prendere Avantgarde no? eh, e diventare il, eh, praticamente il più grande distributore eh, di occhiali in America, e Avantgarde è grande due volte Luxotica, adesso di cui i numeri sono. È chiaro che quella scelta lì, se la sbagli e va male, è complicato. Adesso dall'alto di una capitalizzazione di mercato di 80 miliardi se l'acquisizione che fai la sbagli, ti puoi permettere di sbagliarla. Se adesso, ad esempio, quale sarà la grande, il, la grande domanda per il futuro è eh, gli occhiali resteranno questo gadget semplice che abbiamo adesso? O diventeranno un device tecnologico con cui faremo tante cose? In questo momento il silo luxottica ha per una parte deciso di credere che il futuro sarà, potrebbe essere anche verso il metaverso, anche verso gli occhiali intelligenti, quindi ha dedicato una parte no, delle proprie innovazioni a un accordo con Meta di Facebook, per qualche anno fa avevano provato a farlo con Google, però lo fanno... Sapendo che c'è un, un core business che comunque sta andando avanti per, per la sua strada. Per cui se sbagli quella cosa lì, certo hai un contraccolpo economico, ma non stai mettendo sull'astrico migliaia di famiglie. Credo che fosse questo il senso del il suo racconto. senso del... bene <coughs> adesso lui, come dire, ci ha lasciato. Quali responsabilità hanno i suoi eredi? nel salvaguardare il futuro di questa impresa e anche di questo territorio perché diciamo no, i Timori è un territorio come il Bellunese certo. che è in difficoltà per uh, conto proprio uh, no, a partire dal dato demografico che è eh, drammatico dato demografico ma anche lo stesso insomma, settore dell'occhialeria abbiamo visto no, nelle ultime settimane la notizia che, che Saffiro chiude lo stabilimento di Longarone non è una buona notizia no? anche se probabilmente ci sarà un'acquisizione da, da qualche altra azienda nel territorio. Ma allora eh, io devo dire che eh, quando ci sono stati prima la Camera Ardente e poi i funerali di Leonardo del Vecchio, per me è stato un momento nella sua tradicità molto bello, no? perché la sua famiglia è una famiglia che non parla quasi mai e, e, e lì sono venuti tutti a diciamo rimarcare l'importanza del territorio, l'importanza di Agordo per Luxottica e l'importanza di Luxottica per la loro famiglia. No? Quindi io credo che bisogna in qualche modo ancorarsi a quelle parole. Io per mestiere ho visto e vedo, perché insomma seguo il capitalismo familiare ormai da, da qualche anno, quanto eh, i problemi di successione possono pesare sul, sul futuro delle aziende. No? Eh, non so, nel caso degli Agnelli, tra vivete la fortuna è che era rimasto solo John Elkin, quindi c'erano cioè, stati vari problemi di successione, si è scelto su uno e l'azienda è andata avanti. Il caso dei Benetton ha visto come quando è, stato quando è mancato Gilberto ci sono voluti insomma, mesi per trovare una nuova governance. È chiaro che è importante, eh, guardandolo diciamo, dal punto di vista del giornalista finanziario, è importante che... Si dimostri unità di intenti in Delfin, che è l'azionista di controllo di Luxottica. No? Questa cosa è fondamentale per la stabilità del più grande gruppo globale al mondo di occhiali, almeno visto diciamo, dal punto di vista del, del giornalista finanziario, ed è chiaro che per questo territorio eh, Luxottica è, è, è fondamentale dal, dal, dal punto di vista industriale. Io credo che sia talmente interconnessa Agordo con Luxottica che. Insomma, mh, sia molto difficile che, che, che chiunque possa fare scelte diverse. Però è chiaro che Leonardo del Vecchio non c'è più, eh, ci sono otto eredi eh, che hanno riuniti nell'azienda che controlla l'Uxotica e adesso eh, chiaramente aspetta loro, eh, ovviamente, eh, dare la direzione, e anche se, diciamo. La direzione aziendale è stata presa, eh, Francesco Milleri al vertice dell'azienda. Tutti i manager, eh, eh, diciamo, hanno l'imprinting di Leonardo del Vecchio, sanno quello che devono fare no, eh, per, per continuare a mantenere la leadership. Però è indubbio che. Una, una scomparsa così eh, crei, crei, crei delle preoccupazioni, eh, ma io credo che bisogna insomma, rimanere diciamo, ancorati a quello che abbiamo sentito eh, nel, a fine giugno, in quella giornata al Palaluxotica, che, che ha dimostrato, secondo me, quanto la comunità, questa comunità, eh, sia, sia vicina, sia stata vicina a Leonardo Del Vecchio anche in quel momento. Io sono arrivato lì il giorno prima, ho voluto andare lì il giorno prima anche alla Camera Ardente, stando un po' in disparte. E, e quella giornata è stata molto bella perché tu vedevi veramente arrivare tutte le persone, eh, i, quelli che erano stati dipendenti con i figli, i nipoti, c'erano i bambini in carrozzina. Eh, era proprio un, quasi una, una festa di paese no, che andava a tributare il saluto a una persona cioè, importante: e la comunità la... hanno gli anticorpi. Per reggere il passaggio suo assolutamente, palizio. questo è fondamentale. Grazie a tutti, grazie ancora. Eh? Grazie a Tommaso Ebert, grazie a Zanchetta, grazie a Boito, e grazie a tutti voi. Stai salendo Gianmarco? Ah, una piccola no no pensavo. allora saluto io da parte di tutti, grazie per essere stati noi in questa splendida serata, l'abbiamo fatto in maniera trasparente in una discussione. Uh, aperta e con dei ricordi assolutamente uh, memorabili. Buona serata a tutti.